Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione DCS. Oggi parlerò di tradizioni, di persone all'antica, di tradizionalisti e tradizionaliste. Va bene tutto, essere tradizionalisti, amare la tradizione, amare andare ai cimiteri, amare dare il compleanno in tempo di record, in tempo utile, amare andare in visita presso parenti, amici, eccetera, eccetera. Però ciò che non va bene è quando uno pretende che l'altro si comporti come la persona all'antica, la persona tradizionalista, che ben ci sta, però non devi pretendere nulla. E che cosa ha a che vedere tutto ciò con l'ipnosi vera e professionale? Con l'ipnosi vera e professionale, che cosa ha a che vedere tutto ciò? Ha a che vedere perché chi è tradizionalista, chi ama le cose tradizionali, le ricorrenze, le varie cerimonie, manifestazioni, compleanni, chi più ne ha più ne metta, fa benissimo dal suo lato, però non va bene quando giudica gli altri, quando sta sempre lì con il voto, la matita in mano per dare il famoso voto. Non va bene perché si vive male. Io conosco delle persone che vanno ai cimiteri, sono bravissime, sono all'antica, amano le tradizioni, quando il tuo compleanno ti chiamano in un nanosecondo e ti danno gli auguri, bellissimo tutto, vanno in visita presso parenti e amici, però pretendono allo stesso modo che tu faccia lo stesso con la persona che fa queste cose, la persona tradizionalista. E va bene fin qui, attenzione, nessuno dice no, però non va bene quando uno vive male, quando uno si agita, quando uno viene preso da rabbia, da mancanza di perdono, da chiusura mentale, fisica e spirituale, quando una persona non ricambia. Io personalmente ho cercato di uscire da questi schemi perché anch'io ero stato ipnotizzato da figure genitoriali, vittime di altre vittime, a comportarmi allo stesso modo. Nessuno dice dai e riceverai, attenzione, si sta parlando soltanto di non arrabbiarsi, di liberare il proprio corpo, la propria mente, il proprio spirito dalla rabbia, e soltanto l'ipnosi vera e professionale può aiutarti a liberarti da questi schemi mentali, da queste ipnosi di massa, da queste immagini, da queste convinzioni, da questi programmi inconsci che sono più forti di te, che ti hanno trasmesso, che ti ha trasmesso qualcuno nel tuo subconsciente, nel tuo pilota automatico quando eri piccolino e vivi male. Per cui vai presso un professionista dell'ipnosi che tratti però questo tema, oppure fammi le domande e ti dirò come fare da solo per uscirtene, ok? Quindi visita la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share e condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, conclusione delle conclusioni: va bene la tradizione, non va bene che tu ti agiti, ti arrabbi e stai e vivi male, ok? Non va bene, non va bene. Chiediti chi da piccolina, da piccolino, era così nella tua vita e capirai la causa delle tue cause, dei tuoi problemi. Un bacio, un abbraccio dal dottore Claudio Saracino, e approfondisci il tema dell'ipnosi. Fallo per te, non per me, non credere a me, ok? Un bacio, un abbraccio, al prossimo video.